Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi siamo insieme per un nuovo video di MotoGP 22, in realtà indirettamente, perché quest'oggi andremo a fare il recap del terzo round stagionale del campionato con le Moto2 che sto portando avanti. Prima di cominciare, molti di voi mi chiedono qual è questo campionato, come si fa ad unirsi e se c'è qualcosa in palio. Vi rispondo che rispondo a queste domande, scusate la ripetizione, ogni volta su Instagram, seguitemi lì, è fondamentale. Siamo in più di 1600 sul canale, su Instagram siamo a malapena in 200. Quindi ragazzi, il link è in descrizione, oppure vi basta digitare Sbinda con l'uno al posto della I. È fondamentale seguirmi lì, mi raccomando, fatelo. Poi ovviamente oltre ai risultati e alle spiegazioni sul campionato ci sono tanti altri contenuti. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, perché purtroppo una bassissima percentuale delle persone che guardano i miei video sono effettivamente iscritte. Quindi ragazzi, se vi va di iscrivervi, fatelo. Nel caso i video non dovessero piacervi, potete sempre cambiare idea e disiscrivervi, ma comunque per me anche un singolo iscritto è fondamentale in quanto sono un creatore di contenuti molto piccolo. E vi invito anche a lasciare mi piace, perché sia mi date un feedback sul vostro gradimento per questo tipo di contenuti e mi date anche una mano con l'algoritmo di YouTube, perché più mi piace a un contenuto e più viene consigliato. Detto questo, comincio subito spiegandovi come funziona il campionato. Dopodiché, questo in realtà è un recap che faccio ogni episodio, ma ci dopodiché partiamo con le qualifiche. Questa volta ho la clip del giro clamoroso, incredibile, assurdo. Allora, il campionato si suddivide in qualifiche di 5 minuti che vanno a determinare la posizione di partenza per la sprint race. La sprint race va a decretare le posizioni di partenza per la gara principale. Ha una durata di circa il 25% e non ci sono i consumi attivi, mentre la gara principale, l'evento principale, è formata dal 35% di gara ai consumi attivi e i punti li prendono tutti i primi 10. Al contrario, nella sprint race solamente i primi 3 lo fanno. Prima di questo round siamo in P2 nel campionato, non so manco io come ho fatto, meglio lo so, grazie al doppio terzo posto di Hassen, dove appunto siamo riusciti a finire 2 volte sul podio, a differenza del round precedente, dove abbiamo ottenuto 2 ottavi posti. In questo episodio sarà sicuramente fondamentale portare a casa quanti più punti possibili e cercare di confermarci in quelle posizioni. Via con le qualifiche. E nulla ragazzi, torno a concentrarmi e questo giro qua speriamo sia buono. Questa è anche l'unica occasione che ho. Serpentone bruttissimo. Dietro di me non so chi ci sia, ma sinceramente neanche mi interessa troppo, vi devo dire la verità. 1-7-6. Ragazzi, ho girato in 5-2, mi pare, in prova a tempo. Sono in 7-7, rendetevi conto quanto sto andando piano. Come ho detto sempre, qua basta fare un giro per partire davanti. Quindi ecco. Non sto cercando la prestazione, sto cercando il giro. Sto cercando di fare un giro. Vabbè, plat, spaventoso. Forse ho tempo per un altro giro? No. 2-12!
4 secondi più lento del mio best. Le qualifiche in questo campionato non si smentiscono mai, sempre la stessa cosa, battere gli altri, basta fare un giro per qualificarti. Abbiamo fatto P5, ma la cosa che mi fa male è che abbiamo fatto circa 4 secondi più lenti del mio best. Io sarei potuto andare molto più forte. C'è stato un motivo che me l'ha impedito, lo ripeterò a fine video. Ma adesso passiamo allo sprint race. Ragazzi, gomme SM come Ash comanda, dobbiamo fare una bella gara. L'obiettivo è quello di portare a casa la moto. Allora, in questa gara portare a casa la moto, perché dubito fare podio. Cioè fare podio vorrebbe dire fare punti vorrebbe dire podio. Dubito che riusciamo a fare podio. In questa gara l'obiettivo è portare a casa la moto. L'obiettivo è fare esperienza, capire meglio la pista per la prossima gara. Ok? Quindi questa qua è una gara dove cercherò di non cadere, di stare il più possibile in pista. La vedo dura di vedere un ass in due, ecco. Ragazzi, pronti? La gara sta per cominciare. Prontissimi. Prontissimi. Prima dentro. Gas a martello. E andiamo. Madonna, tutti. Tutti ragazzi, tutti. Siamo partiti tutti nello stesso modo. Magnusson. Ragazzi, no, no, mi sa che è red flag comunque, però no, non ce la facevo. Ho provato in tutti i modi a tenerla, ma non ci riuscivo. Dovrebbe essere red flag, eh? Ho salvato la moto 2 volte, la terza non ce l'ho proprio fatta. Anzi, l'ho salvata 3 volte, perché poi mi si era anche chiusa. Quindi 2 impennate, 1 chiusura, ma poi non ce l'ho più fatta. Calmi però. Oddio, no! Non ho fatto in tempo a togliermi. Non ho fatto in tempo a spostarmi. In teoria siamo caduti tipo più di 5 volte, quindi dovrebbe essere red flag. Però evidentemente non è red flag perché non è caduto qualcuno. Va bene, io non parlo. Sbinda, sto zitta. Sbinda, sta zitto. Non sto zitto, vabbè. Io non parlo, ragazzi, perché evidentemente la red flag non serve. Siamo ultimi. Nessun problema. Obiettivo, cambiare la moto senza elettronica. Si è steso. Touchable. Mi si è chiusa la moto. Ve l'ho già detto, questa non sarebbe stata una gara dove puntavo a stare davanti. Prossima gara invece dove? Avremo esperienza sul circuito. Capiremo un po' meglio la situazione, sì. Magnusson a terra. Qui ragazzi mi si è richiusa la moto. È caduto Mattix di nuovo. Mannaggia. Proprio davanti a noi. Brutto weekend per il momento per il team Gresini. Stiamo facendo fatica tutti. Touch continua a cadere. Mattix ne ha di più ragazzi. Mattix tra poco mi prende, ma lo so. Cioè non è che se mi mette lì vicino gli dico no tu non passi e lo blocco in tutti i modi. Se mi si mette vicino mi sposto, quantomeno comunque gli agevoli il sorpasso, ecco. Cioè, so che lui è molto più veloce di me, ragazzi, ma lo so. Ma che pro dovrei bloccarlo. Caduto Giammi di nuovo. Stanno cadendo tantissimo quelli là davanti. Io non sto neanche mai tagliando il serpentone, il che mi rende felice. Mentre gli altri lo tagliano spesso. Mamma mia, che salvataggio qua, mi sposto. L'ho salvata lì, ragazzi, eh. L'ho salvata tantissimo lì. Jack fuori, quindi P8 per il momento. Zitti zitti, potremmo anche replicare il risultato della sprint race di Le Mans. Quindi manco a dire faremo la peggior gara della nostra stagione. Ma ribadisco, questa è una gara di prova, ecco. Stiamo provando la pista per poi arrivare più pronti alla prossima gara. Vorrei capire quanto sono lontano dal sesto, più che altro. Perché se il sesto cade, vorrei capire se io e Mattix riprendiamo la posizione. Se solo Mattix oppure se solo... No, non solo io perché sto dietro Mattix, quindi... Giller è caduto. Ha sbagliato. È caduto anche Aaron. Quindi è caduto effettivamente il sesto. Adesso vediamo quanto distacco c'era. Tanto. È caduto il sesto effettivamente, come avevo ipotizzato.
Attenzione, l'ho addirittura superato. Sono caduto. Ho sbagliato in uscita di curva, ho preso il cordolo, ho dato troppo gas, mea culpa, ragazzi. Mea culpa. Peccato, si partirà dalla P8. Si partirà dalla P8. Errore mio che mi sarei potuto rottare la P7, però vabbè. Ci sta, ragazzi. Mattix giù, no, Mattix. Sono caduti entrambi. Dai che forse ce la faccio. Dai che forse li riprendo. La P7 l'ho ripresa. P7. Una sprint race, non troppo ricca di emozioni. Purtroppo all'inizio siamo caduti dopo una buona partenza, ma davvero non riuscivo a tenere la moto in pista, sempre per il motivo che ho detto, avrei spiegato alla fine del video. E però piano piano siamo rimasti costanti, non siamo più caduti. Di conseguenza ci siamo portati a casa una P7 fatta con un sorpasso alle ultime curve. Quindi, ci sta. Non è il massimo, ma considerando come eravamo partiti ultimi con distacco, non mi lamento neanche troppo. Nella gara principale, però, sarà fondamentale cercare di portarci avanti di posizioni e di portare a casa quanti più punti possibili. Adesso la gara vera, partiamo in P7. Però, proviamoci, raga, proviamoci. Siamo pronti. Questa gara ha l'obiettivo fare punti. Ragazzi, P7 si parte, siamo dietro ma non ci arrendiamo, ce la possiamo fare. Obiettivo per risultato, adesso non leggo più, sappiatelo. Ne sei autorizzato a bannare in caso succeda qualcosa di brutto. E andiamo. Stavolta non mi freghi, infatti ho lasciato il gas all'inizio. I cordoli qua sono assassini, quindi noi andiamo un attimino calmi. Oddio, quanti si sono stesi. Oh, touch. Si è velocizzato tantissimo, cavolo, rispetto a gara 1. Era sempre per terra prima. Ah no, ok, forse anche adesso. No, attenzione. Interni qua. Grazie mille, Touch, grazie mille. Mi raccomando, lo spazio mai. Regola numero 1, ti insegna Magnusson, lo spazio mai. Mi raccomando. Grazie. Grazie mille, Touch. Grazie mille per non avermi dato lo spazio. Ti voglio bene. Regola, ragazzi, del gioco. Mi sono buttato dentro, lui ha richiuso, perché lo spazio non va dato. E quindi, ovviamente, successo quello che è successo. Ah, ma tanto io adesso, ragazzi, in curva 1 provo a ripassare. È caduto Platt. C'è Gianmi già primo. Dai Gianmi, porta l'Italia in alto. Lo dice uno che non è patriottico, quindi. Oh, Touch è incredibile. Si è svegliato. Attenzione. È arrivato un follow su Twitch. Bella Magnusson che è caduto. Penso sia un follow su Twitch. Sì, è un follow su Twitch. Fantastico. Quindi grazie mille al tipo che mi ha followato su Twitch. Su YouTube. Vabbè, sì, poi vi spiegherò il perché. Grazie Magnusson per avermi tamponato, ti si vuole bene. Niente, non ne abbiamo. Ma tanto quei due, guardate come si c'entrano quei due, eh.
Guardate come si centrano mai nel suono nell'altro. Quanto era palese. Quanto era palese. Si spinge al massimo per cercare di riprendere touch, perché secondo me lo posso prendere. Non ho niente da perdere, perché i punti che cambiano tra settima e ottava posizione sono davvero irrisori. Preferisco lottarmi la sesta. Si è steso qualcuno qua davanti. Guardate quanti, che bel gruppetto di piloti che abbiamo davanti. Si è mosso il posteriore tantissimo lì. Eccolo, largo. Non ha perso molto, però non ha perso niente. Siamo al penultimo giro, mi devo dare una svegliata. Non in questo senso, non intendevo questo come svegliata. Ho sbagliato completamente la curva, qua i cordoli sono fatti male. E sono volato. Errore. Erroraccio. E chi è caduto? Magnusson. Ci si rivede. E sì, però io non posso passare così sul cordolo, eh. Senti ragazzi che la P7 è ancora tutta da lottare. Lì ragazzi ho mollato i freni. Ho sbagliato, sono caduto. Male, male. Erroraccio da parte mia. Speriamo che Magnusson cada a questo punto, perché se no non riusciamo a fare davvero niente. Touch addirittura quinto, lui è stato bravo. Cavolo, mi sto pentendo tantissimo di aver esagerato lì, perché sarei sesto in questo momento se non avessi fatto quell'errore. Certo, l'ho detto anche prima, mi conviene rischiare, però col senno di poi. Ci sta, facciamo alti e bassi, ci sta, siamo stati colti impreparati dalla mancanza di elettronica, che rende la moto inguidabile, indomabile. Peccato, ma... ma ci rifaremo, ragazzi, ma ci rifaremo. No, è caduto touch. Dai, ti prego, devo prenderlo. No, non ce l'ho fatta. Non ho fatto neanche, ragazzi. Che weekend schifoso. Ed è qui che c'è il rosicare grande, ragazzi. Perché all'inizio sono stato steso da touch, per cui ho fatto tra l'altro reclamo, ma non ho ancora ricevuto risposta e sto registrando il video di mercoledì, quindi se mi vogliono rispondere si devono anche sbrigare, visto che per me, per voi domani, per me dopodomani c'è la gara e vorrei arrivare al prossimo round con le classifiche fatte. E poi ad un certo punto, quando stavo iniziando a recuperare, ho sbagliato, ho visto che c'era sempre touch, mi pare, davanti a me. Ho provato a fare un cambio di direzione un pochino più avventato, ho girato troppo prima, ho preso la parte, diciamo, dentro alla curva, ho tagliato, sono caduto e lì ho sbagliato. Poi è arrivato anche Magnusson, che tra l'altro mi ha detto, ha fatto reclamo perché sono caduto lì e gli ho rovinato la gara, che non ho ben capito perché, che senso avesse, ma va bene. E poi nella situazione dopo, nella quale io non rientro in pista ma sto sul rosso per farlo passare, ha fatto reclamo per unsafe release, quando quello non è proprio release perché io non sono tornato in pista. Però va bene, io ho fornito tutte le clip per difendermi. Poi forse ho malinterpretato io, per carità. Se Magnusson stai guardando questo video, rispondimi qua sotto, anche se dubito tu capisca l'italiano. Però vabbè, ci sta. E purtroppo, grande rimorso. P8 che ci fa rosicare, perché l'ho detto, se ci fosse stata l'elettronica, e questo è il motivo per il quale non ho mai avuto feeling, sarei andato più forte. E voi direte, Sbinda, vabbè, ma sai che l'elettronica non c'è, allenati senza. E io non lo sapevo, perché non c'era stato solamente in gara 2 di Assen e avevo valutato quello un errore del direttore di gara. E invece no. Però nel primo round c'è stata, nella sprint race di Assen c'è stata, e poi così, debotto, senza comunicazioni ufficiali. Io mi sono allenato con l'elettronica a 2-2-2, come la uso nella carriera, quindi non è stata neanche troppo alta, però purtroppo ci ha fregato. In vista del Red Bull Ring mi sto allenando senza, quindi cercherò ovviamente di fare la prossima gara senza elettronica e di portarmi a casa comunque un buon risultato. Purtroppo questi sono i risultati che abbiamo ottenuto in questo round. Al momento della registrazione di questo video non so la nostra posizione in classifica, e se mentre edito stanno uscendo le classifiche ve le metto qui a schermo. Sicuramente siamo scesi abbastanza. Complimenti a Gianni per la vittoria, complimenti a Matix per il suo primo podio nella stagione. Il team Gresini sicuramente sta dimostrando di essere un buon team, purtroppo io non riesco a essere costante. Speriamo bene però in Austria, e poi quella dopo è Misano, quindi cercheremo sicuramente di fare il massimo.
Vi ringrazio per la visione di questo video e vi ricordo delle cose che ho detto all'inizio video, ovvero di iscrivervi, lasciarmi un piace su Instagram per i motivi elencati all'inizio del video, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!